L'infermieristica di famiglia e di comunità è presente in Italia da molto tempo, anche perché arriva da indicazioni dell'OMS di più di 20 anni fa. È stata formalizzata a livello nazionale solo con il decreto rilancio, grazie al ministro Speranza e al suo staff e a tutte le persone che hanno lavorato per questi provvedimenti, che è diventato poi la legge 77. Era già stato inserito all'interno del patto per la salute del 2016-2019, però faceva proprio fatica a decollare. La contingenza probabilmente della pandemia ha un po' dato, come dire, l'accelerazione sulla nascita di questa funzione, che nel resto del mondo è già prevista, ed è una funzione infermieristica che si pone all'interno di un territorio e attiva le risorse presenti nel territorio e fa fare rete alle risorse presenti nel territorio, quindi gli specialisti, i medici di famiglia, altre professioni sanitarie, la rete del terzo settore, la rete delle istituzioni locali, per fare in modo che il domicilio diventi luogo elettivo di cura e di assistenza e tutti i servizi ruotino attorno alla persona in una logica multiprofessionale e di equipe. Noi andremo proprio a dare evidenza di queste esperienze. Dove ci sono, gli esiti di salute sono ormai documentati, migliora l'aderenza terapeutica, migliora anche la possibilità e l'equilibrio della persona per gestire il proprio problema di salute al domicilio. Quindi riteniamo, anche in coerenza con quanto dice il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, che questo sia un modello su cui puntare l'assistenza territoriale.